Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo tutorial. Ragazzi, in questo nuovo video vi spiego come risolvere l'errore Valorant, errore 43. E per risolvere questo errore basta andare direttamente sul tasto Windows più R e esegui, andare nella cartella update. Se non riesci a trovare questa cartella, cioè questa scheda esegui, fai qua sopra esegui ed eccola qua. Facciamo ok, entriamo nella sua cartella, clicca su update local, scendiamo fino a giù fino a trovare la cartella Valorant, save, sta qua su config, crash report client e cancellare queste quattro cartelle, tornare indietro su logs, cancellare questi 5 documenti, tornare indietro, andare un attimo su Riot Games, Riot Client. Quindi appena ho fatto questa procedura, Valorant è ritornato a funzionare, poi ho fatto la riparazione e ha sostituito questi file più aggiornati, quindi Riot Games su Riot Client, su Data, questo file qua, Riot Games Private Settings, lo cancelliamo, ok, fino a qua ci siamo. Siamo riusciti a eliminare un bel po' di file che interrompono così l'apertura del gioco. Ok, chiudiamo un attimo questa cartella di update. Poi, una volta fatto, andiamo un attimo su servizi. Eccolo qua, fino a scendere giù, fino a trovare il servizio VGC. In questo caso, se non avete questo servizio, significa che dovete attivare il vostro Security Boot oppure il TPM 2.0. Fortunatamente ci ho fatto dei tutorial, ma tanti tutorial su Valorant, su come risolvere questi errori, li trovate nei commenti in primo piano, oppure in descrizione, oppure in alto a destra nelle schedine. Quindi cliccarci sopra, da manuale mettete automatico e fate applica e fate ok. Poi, una volta fatto, andiamo un attimo su CMD, esegui come amministratore il prompt dei comandi e scrivete così: netsh winsock preset completata, e poi scrivere netsh int IP preset, rimbossato tutto, ok, interfaccia, compliance, indirizzo, tutto, router, ok, tutto pure. Non funziona solo su Valorant, ma anche su molti giochi, quindi se in questo caso hai problemi su altri giochi, prova a fare questa procedura che ho fatto io. La cartella che hai appena visto nell'update si trova anche la stessa cartella come quella di a molti altri giochi, quindi eliminare quei cache, eliminare tutti quei documenti che non servono proprio a niente. Quindi poi, una volta fatto, qua sotto ipconfig/relay, ok, abbiamo così, cioè abbiamo disconnesso molti supporti e adesso non ci resta che resettarli, quindi proprio ripristinarli e anche resettarli, quindi non ci resta che fare così. Qui config cercato slash flush dns, ok. Se in questo caso avete problemi tipo di connessione che non riesce più a collegarsi, avevo dimenticato un comando, ipconfig spazio slash renew, ok, dividiamo tutto, avvio un attimo il cliente Riot Games Valorant, ok, eccolo qua, e facciamo ciò. Vediamo se si avvia.
Ok, eccolo qua. Non fateci caso a questo perché sinceramente non ce la facevo più di giocare perché è una partita veramente morente, anche scadente. E niente. Funziona. Esci. Quindi sparo tanto di essere stato aiutato in questo nuovo tutorial su come risolvere l'errore Valorant, il codice 43. Iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, lasciate like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!